Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Come state? Vi sono mancata? È da tantissimo tempo che non registro un tutorial, più che altro è da tantissimo tempo che non registro un video, quindi ho deciso di ritornare e fare tipo una sorta di carrambata. Ho detto vabbè, ritorno con un tutorial, spero di farvi una cosa gradita e ritorno con il modulo Miriel. Ed eccolo qua. Questo orecchino ovviamente non è nuovissimo perché io l'ho postato, l'ho realizzato per partecipare al BOTTB versione edizione orecchini dell'anno scorso. Infatti ho inviato l'email, mi ricordo, il 1° maggio del 2023 a Steven e avevo realizzato questi orecchini. Insieme ovviamente ad altri elementi, non avevo presentato solo questi, ma era proprio un set, e il set comprendeva anche questi orecchini a perno utilizzando appunto le Paisley. Quindi adesso andremo a realizzare insieme questo modulo e velocemente voglio illustrarvi anche tutto il set che ho presentato appunto al BOTTB. Volevo realizzare degli orecchini stile elfico e quindi sono partita proprio con la realizzazione di questi elementi fatti in wire, ed era la mia primissima volta con il wire e quindi sono contentissima di come sono riuscita a realizzarli. Ovviamente sono anche abbastanza simili, quindi sono sorpresa del risultato. E come potete ben vedere ci sono sempre paisley, ci sono elementi madreperla, bicono, perle. Insomma, mi sono divertita ad utilizzare diverse tipologie di perline e appunto ho realizzato anche questa meravigliosa farfalla realizzata in bead embroidery. Con sempre l'utilizzo di paisley e ginkgo, perché appunto bisognava utilizzare queste tipologie di perline per poter partecipare al BOTTB edizione appunto orecchini. Io ho realizzato appunto questa farfalla che andava dietro l'orecchio, insomma era un orecchio abbastanza addobbato sia sul davanti e anche sul retro. Invece da quest'altro orecchio avevo un'altra farfalla realizzata in resina che al momento non ho sotto mano, se no vi mostravo anche quella, ed era sempre della medesima forma, identica, solo realizzata in resina, solo non mi andava di appesantire ulteriormente realizzando un'altra creazione in bead embroidery, quindi ho pensato anche alla resina e quindi far vedere anche questa mia altra passione. Questa farfalla io l'adoro. Come potete vedere c'è proprio la forma per incastrarla dietro l'orecchio, questi qui sono fatti in acciaio e questo è il retro. Ho utilizzato questa stupenda, come si può definire, tessuto, ecco, tutto bellissimo e colorato, molto elfico, molto fatato, e quindi ho realizzato questo set che io adoro alla follia. E quindi mi sono divertita sia con i colori sia con la forma a replicare appunto questa farfalla in bead embroidery con tutti i vari elementi, non so se si notano appunto in 3D, insomma, non so se si notano qui in video, poi vi mostrerò anche delle immagini e un video in dettaglio della creazione. E poi a replicare appunto la forma delle orecchie, appunto degli elfi un po' a punta con questi elementi in wire, i fiorellini. Insomma, mi sono davvero divertita anche con la realizzazione delle foto. In pratica sono andata nella pineta, mi sono immersa nella natura in questo posto incantato e ho scattato delle foto davvero carinissime che vi lascio tra un po'. Io spero che il tutorial sia di vostro gradimento. Attivate la campanella perché ci saranno altri tutorial che caricherò prossimamente nei prossimi giorni. Io vi lascio ai materiali e al tutorial. Buona visione! Ciao!
Il primo passaggio da effettuare è la realizzazione di ogni singolo petalo. Come potete ben vedere, nel modulo Miriel sono appunto 4 petali. Nel mio caso ho scelto due diversi tipi di colorazioni per quanto riguarda le paisley, ma volendo potete tranquillamente utilizzare una sola colorazione. Io ho scelto invece le Bondly Matte Purple, che sono queste qui, e anche le Bondly Matte Lilac. Già ho realizzato 3 petali e adesso andremo a realizzare il quarto insieme. Per ogni singolo petalo vi occorrono appunto 2 paisley. Le paisley vanno disposte appunto in questo modo a formare questo graziosissimo cuoricino e il lago va inserito nel primo foro della paisley, ovviamente quello posto in punta. Quindi vanno disposte in questo modo le paisley sul lago. Inoltre, per la realizzazione di ogni singolo petalo vi occorre un Bicono Swarovski da 3 mm, questo qui è nella colorazione rose, e poi vi occorrono le Delica e le Rockaille della Miyuki. Queste sono Delica 110 Miyuki, Rockaille 110 sempre Miyuki e della Miyuki anche le 150. Inoltre vi occorrono anche le Rockaille della Toho 110. Queste qui ve ne occorrono davvero pochissime per la realizzazione di ogni singolo petalo, vi illustro da vicino. Infatti ve ne occorrono 3 per ogni singolo petalo e le rocaille della Toho vanno appunto messe in questi 3 punti e siccome le rocaille della Toho sono un po' più voluminose rispetto alle Miyuki, vanno a riempire perfettamente questi 3 spazietti per dare appunto questa forma al nostro petalo. Ve lo mostro in dettaglio anche nei laterali e anche il retro, che volendo può essere utilizzato anche da questo lato, è davvero molto carino anche utilizzato da questo lato qui. Questo petalo è davvero molto versatile perché oltre a realizzare questo design Miriel, possiamo utilizzarlo anche per la realizzazione di altri design, ma questo ve lo mostrerò in un altro video. Adesso ci focalizziamo sulla realizzazione del modulo Miriel e questo modulo è anch'esso molto versatile perché possiamo utilizzarlo sia in questa forma qui, diciamo a forma di crocetta, ma utilizzarlo anche forma quadrata, oppure possiamo realizzare diversi moduli Miriel, collegarli tutti tra di loro per realizzare o un bracciale o anche una collana. Insomma, possiamo sbizzarrirci con questo modulo. Io vi lascio al tutorial e buona visione! Inserite sul vostro filo 2 paisley, appunto posizionate in questo modo, e 29 delica della Miyuki 110. Come potete ben vedere, il filo della lavorazione è questo qui, questo che sto appena toccando con l'ago, e fuoriesce dalla prima delica posta sulla mia sinistra. Invece l'altra parte del filo, il filo che poi al fine lavorazione andremo a bloccare, fuoriesce appunto da queste delica qui, ed eccolo qua il filo. Non effettuo nodi per quanto riguarda questa lavorazione, ma preferisco lasciare un po' di filo qui in più per andarlo a bloccare poi successivamente quando ho terminato appunto la foglia. Allora, inserite una delica sul vostro ago ed ecco qui, come potete ben vedere appunto il filo fuoriesce da questa delica qui. Adesso salto una delica della base, questa, e rientro appunto nella terza delica, cioè questa qui. Tirate bene il filo e la rocaille appena inserita tenetela sempre sull'esterno della lavorazione in questo modo. Adesso nuova delica, salto sempre una delica della base e rientro in quella che viene subito dopo, cioè questa qui. Stesso discorso, la delica appena inserita, posizionatela sempre nella parte esterna del lavoro, in questo modo. Vado avanti, un'altra delica, salto una della base e rientro in quella che viene subito dopo. E tiro il filo.
queste sono appunto tutte le deliche appena inserite e vado avanti inserendo appunto 6 delica totali per quanto riguarda questo lato, quindi la prima inserita, la seconda inserita, la terza, proseguo ad inserire la quarta delica, poi la quinta, sempre saltando una delica della base, e vado ad inserire anche la sesta di questo lato. Quindi sempre sesta, salto una delica della base ed ecco qua, ho inserito appunto le 6 delica. Adesso, senza inserire alcuna perlina, io mi ritrovo in questa delica qui, salto questa delica e rivado in quella che viene subito dopo, senza inserire ovviamente alcuna perlina. Stringo per bene in modo che si forma la punta, quindi tiro il filo, tirate per bene entrambi i fili e come potete vedere qui si forma una punta e qui invece il laterale che abbraccia la paisley. Adesso vado a lavorare sempre al peyote quest'altro lato e quest'altro lato vado ad inserire esattamente 7 delica. Ovviamente una delica per volta, quindi una delica, salto sempre una locale della base, io fuoriesco da questa qui che vi sto indicando appena con l'ago, salto questa e rientro in questa delica. Tirate sempre per bene entrambi i fili perché non abbiamo effettuato nessun nodo e tenete bene a mente che la delica appena inserita deve andare sempre nella parte esterna del lavoro. Un'altra delica, salto sempre quella della base e rientro in quella che viene subito dopo e tiro. Un'altra delica, salto una della base e rivado in quella che viene subito dopo. Salto quella della base e rientro in quella che viene subito dopo. Man mano che andate avanti, aggiustate appunto la lavorazione. Un'altra delica e vado avanti con la lavorazione. Vado ad inserire la penultima delica. E vado ad inserire anche la settima delica di questo lato. Tirate per bene entrambi i fili e la lavorazione al peyote deve appunto seguire la paisley. Vedete, questa è la delica appena inserita, eccola qua. Quindi tirate per bene e schiacciate le delica contro la paisley sia da questo lato e anche dall'altro, vedete, deve sempre seguire la curva della paisley. Adesso inserite l'ago all'interno delle due paisley, fuoriuscite appunto dall'altro lato, tirate sempre il filo, vi inserite anche in queste due delica. Aggiusto la lavorazione con le dita in questo modo. Sono fuoriuscita dalla parte avanti della lavorazione. Queste sono le delica che abbiamo inserito prima, le 6 per intenderci. Io sono fuoriuscita appunto da questa delica qui davanti. Inserite una locale 15-0 e rientrate nella delica che viene subito dopo, cioè questa, la seconda sporgente. Ovviamente nella parte interna del lavoro, in questo modo.
un'altra Rokai da 15-0, ed eccola, e rientrate nella delica, sempre nella parte interna, quella che viene subito dopo, quella sporgente, ovviamente la terza, ed eccola qua. E tirate sempre per bene il filo. Vedete? Adesso inserite una Rokail 11-0, nel mio caso è questa lilla, e nuovamente sempre nella delica interna del lavoro vado ad inserire l'ago in questa delica che viene sempre subito dopo. E tirate bene il filo. Vedete? Sto lavorando appunto queste interne. Un'altra Rokail 11-0 e rientro con l'ago nella delica sporgente che viene subito dopo. E tirate il filo. Questa è la seconda appunto Rokail inserita, vado ad inserire anche la terza, quindi terza Rokail, sempre nella delica sporgente che viene subito dopo, cioè questa. E tiro bene il filo. Adesso una nuova Rokail lilla e mi rinfilo nella delica, questa appunto della punta, vedete? Mi rinfilo in questa e tiro bene il filo. Questo è il lavoro al momento, vedete, ve lo mostro anche nel laterale e adesso appunto siamo arrivati qui in punta in questa delica. Adesso inserite una nuova Rokail lilla e inserite l'ago esattamente in questa delica qui, sempre quella sporgente interna al lavoro. E questo è il lavoro al momento. Adesso un'altra Rokail 11-0 e rientro sempre nella delica sporgente interna, quindi come potete vedere è questa qui. Quella che viene sempre subito dopo, interna appunto al lavoro, e tiro bene il filo. Adesso nuovamente un'altra Rokail, vado nella delica che viene subito dopo, vado ad inserire anche un'altra Rokail 11-0 e vi vado nella delica che viene subito dopo. Tiro bene il filo e la lavorazione appunto prende questa forma. Adesso inserite una Rokail 11-0 e una Rokail 15-0, quindi una lilla e una appunto gialla 15-0. E inserite l'ago nella delica sporgente, ovviamente sempre interna alla lavorazione. E tiro bene il filo. Ed ecco qua. Adesso, ovviamente, una 15-0 gialla e rivado nella delica sporgente, sempre interna che viene subito dopo. Una nuova 15-0 e rivado nella delica sporgente, l'ultima, e tiro bene il filo. E questa è la lavorazione al momento. Adesso giro il lavoro in questo modo, mi ritrovo in questa delica qui e rientro con l'ago nella delica posta sul retro, andando verso l'alto.
tiro bene il filo e rigiro la lavorazione. Adesso ovviamente vado a lavorare la parte retro del mio lavoro. Adesso inserite una locale 15-0 e ripassate sempre nella delica sporgente che viene subito dopo. Ovviamente stiamo lavorando quelle nella parte retro. Un'altra locale 15-0 e rivado nella delica sporgente che viene subito dopo. Nel frattempo tiro per bene la lavorazione in modo che tutto si stringe e compatta. Un'altra 15-0 e rivado nella delica che viene subito dopo. Ed ecco qua. Vedete, va proprio ad abbracciare la paisley. Adesso ripasso nella lavorazione, quindi rivado senza inserire alcuna perlina nelle delica. Mi sposto appunto nella lavorazione. Sono in questa delica, salto questa della punta e rivado direttamente nella delica, in queste due delica di quest'altro lato. E tiro. A questo punto vado ad inserire una 15-0 sul mio ago e rientro nella delica sporgente che viene subito dopo, cioè questa. Tiro bene il lavoro, vado ad inserire un'altra 15-0 e rientro nella delica che viene subito dopo, un'altra 15 e rivado nella delica che viene subito dopo. Un'altra 15 e rivado in questa delica qui. Un'altra 15 e rivado in questa delica. E questo è il lavoro al momento. Ho inserito appunto queste 5 locale 15-0 in questi spazietti vacanti appunto sul retro. Adesso rigiro il lavoro, io mi ritrovo a fuoriuscire da questa delica, rientro nella delica accanto andando verso l'alto e mi rinfilo anche nella 15-0. Ed eccomi qua. Ripasso anche in questa delica e in questa 15-0. E ripasso anche in questa delica e in questa locale 11-0 lilla. Sono risbucato ovviamente sul davanti della lavorazione. Precisamente in questa locale 11-0 qui lilla. Adesso vado ad inserire una locale 15-0 e rientro nella locale 11-0 che viene subito dopo lilla. Un'altra 15 e rientro nella locale lilla che viene subito dopo. Una nuova locale 15-0 e rientro nella locale 11-0 lilla. Ed ecco qua.
Adesso inserite una rocaille 15-0, una rocaille 11-0 lilla e un'altra rocaille 15-0. Questa è la sequenza. E dentro nella rocaille 11-0 lilla dell'altro lato. E tiro il lavoro. Questo è il risultato. Adesso inserite una rocaille 11-0 lilla e rientrate nella rocaille 11-0 lilla che viene subito dopo. Una nuova rocaille 11-0 e rientro nella 11-0 che viene subito dopo. Una nuova 11 e rientro nella 11 che viene subito dopo. Una nuova 11 e rientro nell'ultima 11 lilla. Questo è il risultato. Ho inserito appunto le rocaille lilla. Adesso risbuco da questa rocaille qui, rientro anche nella rocaille 15-0 e nella delica senza inserire nessuna perlina e ripasso anche in questa delica qui centrale. In questa delica qui, che è esattamente la terza centrale, perché questa è la prima centrale, la seconda io fuoriesco appunto da questa delica qui centrale andando verso il basso, mi rinfilo con l'ago all'interno, cioè io fuoriesco con il filo da questo punto e con l'ago mi inserisco all'interno della fascetta e fuoriesco dal secondo foro della Paisley. In questo modo. Adesso inserite una 15-0, un bicono Swarovski da 3 e una 15-0 e rientrate nel secondo foro dell'altra Paisley e ovviamente fuoriuscite con l'ago in prossimità della terza centrale, tirate il filo, aggiustate le perline in modo che in questo modo e andando verso l'alto ripassate nella delica la terza centrale andando verso l'alto in questo modo fuoriesco appunto da questa delica qui. Adesso ripasso anche nella delica, nella rocaille 11-0 e nella 15. E ripasso nella 11 e nella 15. Nuovamente nella 11 e nella 15. Nella 11, in queste 3, la 15, 11, 15, e sono ripassata appunto in tutte queste perline qui e risbuco dalla 15,0 qui in punta. E adesso inserite una rocaille 11,0 della Toho. Quindi quelle più cicciottelle e inserite l'ago nella 11 lilla sporgente, di nuovo una 11,0 della Toho e rientro nella 11 sporgente che viene subito dopo,
l'ultima rocaille della Togo e rientro nella rocaille 110 sporgente. Ed ecco qua. E questo è il petalo terminato. Adesso bisogna solo posizionare l'ago e il filo esattamente nella seconda delica qui centrale. Quindi io mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui, lilla, ripasso nella rocaille in basso, in queste due rocaille qui lilla e anche nella 150. Ripasso nella delica, centrale e nella delica questa laterale e fuoriesco esattamente dalla seconda rocaille centrale in questo punto, vedete? Fuoriesco appunto da questa delica. Questo è come si presenta appunto il petalo, questo è il retro. Adesso non ci resta che bloccare questo filo che abbiamo lasciato, questo qui. Una volta inserito l'ago, vado semplicemente a ripassare all'interno della lavorazione per bloccare il filo. Quindi ripasso in qualche perlina per bloccare questo filo e tagliarlo semplicemente. Ho preferito non realizzare nodi perché realizzare dei nodi proprio in prossimità delle paisley e delle delica dopo si complicava tutto il lavoro, quindi preferisco non effettuare nodi su questa lavorazione proprio per non complicarmi la vita, ecco. Quindi ripassate un po' nella lavorazione, poi una volta che il filo è bello bloccato, lo andate semplicemente a tagliare. Ok. Così avrete soltanto questo filo collegato appunto con la seconda delica centrale per poterlo poi fissare alla lavorazione e realizzare appunto il modulo Miriel. Eccolo qua, aspettate che provo ad andare dietro, ecco qua. Ed ecco qui il petalo completato. Ovviamente dovete realizzare 4 petali, come vi dicevo prima. Io ne ho realizzati con due colorazioni appunto di paisley e questi sono i 4 petali terminati, che sono davvero molto carini anche sul retro. Una volta realizzati i nostri petali, ovviamente andremo ad incassonare il nostro Rivoli Swarovski da 12 mm e poi andremo a collegare tutti i vari elementi per formare il modulo Miriel. Per l'incassonatura inserite esattamente 32 delica della Miyuki sul vostro ago, chiudete la lavorazione a cerchio, effettuate 2 nodini ed unite anche i fili con un altro piccolo nodino. Adesso vado a lavorare appunto al peyote circolare, quindi una delica sul vostro ago e rientrate, eccola qui la delica, io fuoriesco appunto da questa delica qui della base, salto quella che viene subito dopo e mi rinfilo appunto nella terza. Un'altra delica, salto quella della base e rientro in quella che viene subito dopo. Di nuovo salto quella della base e rientro in quella che viene subito dopo. Vedete? In questo modo. Ovviamente continuo in questo modo fino alla fine del giro. Faccio questo passaggio e ritorno da voi. L'ultima delica che vado ad inserire, ovviamente rientro con l'ago sia nella delica, nell'ultima delica e anche nella prima delica inserita di questo giro. Quindi rientro in queste due e questo è il lavoro. Adesso posso continuare la lavorazione inserendo in questi spazietti equivocanti una rocaille 150.
ed eccola qua, quindi locale 15.0 e rientro nella delica sporgente che viene subito dopo. Di nuovo una 15 e rientro nella 15 che viene subito dopo. Ovviamente vado avanti così per tutta la lavorazione, inserendo rocaille 15.0 in questi spazietti. L'ultima rocaille 15.0 vado a posizionarla in questo punto e ricordatevi di ripassare sia nella delica e sia nella prima rocaille 15.0 inserita di questo giro per continuare la lavorazione. Ovviamente man mano che andate avanti con l'inserimento delle 15.0 tirate bene il filo. Ho inserito anche l'ultima 15.0 che è questa qui e sono ripassata appunto come dicevo prima nella delica e nella prima rocaille 15.0 di questo giro. Adesso vado a effettuare un altro giro di rocaille 15.0, quindi una 15 e rientro nella 15 che viene subito dopo, cioè in questa, e tiro bene il filo. Un'altra 15 e rientro nella 15 che viene subito dopo e tiro per bene e proseguo in questo modo fino alla fine del giro. Vado ad inserire anche l'ultima 15.0 e come potete vedere mi infilo nella ultima 15.0 e nella prima 15.0 inserita di quest'ultimo giro di rocaille appunto 15.0 e l'incastonatura sul davanti è terminata. Adesso mi ritrovo in questa 15, ripasso nella 15 accanto, nella delica, in questa delica qui centrale e ripasso in questa delica qui. Sono appunto risbucata dall'altra parte. Adesso giro, vado ad inserire il mio rivoli, ovviamente in questo modo, eccolo qua, e adesso vado a realizzare due giri di rocaille 15.0 anche nella parte retro, quindi sempre solito discorso, una 15.0 e rientro nella delica sporgente andando a riempire tutti questi spazietti qui vacanti. Faccio questi due passaggi e ritorno da voi. Questa è l'incastonatura dopo aver realizzato un solo giro di rocaille 15.0. Ovviamente l'ultima rocaille inserita è questa qui, eccola, sono ripassata sia nella delica e sia nella prima rocaille inserita di questo giro. Adesso vado a ultimare l'incastonatura anche sul retro realizzando un altro giro di rocaille 15.0. Ed ecco qui l'incastonatura terminata. Questo è dopo aver realizzato il secondo giro di rocaille 15.0 e questo invece è il davanti appunto dell'incastonatura. Adesso dobbiamo realizzare dei picot. Io ho realizzato appunto il secondo giro di rocaille 15.0 e poi mi sono rispostata all'interno della lavorazione per poter risbucare dalla delica del primo giro. Vedete, io fuoriesco da questa delica qui, appunto del primo giro. Adesso inserite 3 rocaille 15.0 ed eccole qua e rientrate esattamente nella delica sempre del primo giro che viene subito dopo. Cioè io fuoriesco da questa e rientro in questa qui. Posizionate bene ed ecco qua il vostro picot. Adesso salto uno spazietto, quindi ripasso in questa delica qui centrale e ripassate anche in quest'altra delica accanto, sempre del primo giro. Adesso di nuovo 3 rocaille 15.0 e ripassate
nella dedica che viene subito dopo. Tirate bene il filo e questo è il risultato, il secondo picot. Ovviamente questa decorazione vado a effettuarla per tutta la circonferenza della mia incastonatura. Rieccomi, ho realizzato esattamente 8 picot e questo è il risultato. L'incastonatura appunto è terminata e anche la decorazione. Prima di andare avanti col lavoro e fissare ogni singolo petalo, vi consiglio di fermare e bloccare il filo dell'incastonatura perché ormai non ci servirà più. Questo è l'ultimo picot, l'ultima decorazione inserita. Sono ripassata in questa delica e poi sono ripassata in queste rocaille 15-0 interne in modo da bloccare e fissare questo filo e poterlo tranquillamente tagliare, eliminare. Poi ovviamente andremo a collegare i nostri petali utilizzando il filo che abbiamo appunto lasciato sul petalo, precisamente nella seconda delica centrale. E da questo punto possiamo tranquillamente fissare i nostri petali all'incastonatura. Adesso colleghiamo i nostri petali. Prendo appunto un petalo con il mio filo che fuoriesce dalla seconda delica centrale e vado ad inserire sul mio ago e sul mio filo una delica e un bicono Swarovski da 3 mm nella colorazione Light Rose. Per questo design, infatti, sto utilizzando tre colorazioni differenti per quanto riguarda il bicono Swarovski da 3 mm. Ho utilizzato la rose qui posta tra le due paisley, le light rose come collegamento e poi infine andrò ad utilizzare la colorazione Yellow Opal Shimmer, sempre da 3 mm. Vi mostro anche qui nel design. Già completato, questi qui appunto sono i rose, i light rose e questi qui che sono appunto i yellow. E questi come verranno appunto disposti. Quindi adesso prendo appunto una delica e un bicono Swarovski da 3 mm, porto il tutto alla fine del filo ed ecco qua, prendo l'incastonatura. Adesso precisamente qui è il picot ed è appunto nel primo giro di delica. Io vado ad inserire l'ago esattamente in questa delica qui, che è la delica centrale. Aspettate che provo a zoomare. Vedete? Che è la delica appunto centrale posta fra i due picot. Questo è lo spazietto che abbiamo lasciato, io mi posiziono appunto nella delica centrale e fuoriesco. Posiziono il mio petalo in questo modo. Adesso prendo un altro petalo ed eccolo qua, ovviamente vado a prendere il petalo dell'altra colorazione. E vado ad inserire in questo caso il bicono Swarovski da 3 mm e la delica. Ecco qui. E mi rinfilo ovviamente nel petalo con l'altra colorazione centrale delle Paisley, sempre nella seconda delica centrale, andando verso l'alto. Rieccomi, questo è il lavoro al momento. Come vedete, ho fissato i due petali per soltanto un lato per petalo. Adesso questo è il filo, questo qui sulla mia sinistra che ho utilizzato appunto per realizzare questo piccolo passaggio e lo lascio qui in questo punto. Adesso vado a lavorare con quest'altro filo del secondo petalo. Inserite sempre la sequenza delica e bicono Swarovski da 3 mm e saltate il primo picot, saltate il secondo e vi rinfilate sempre nella delica centrale fra questi due picot, quindi esattamente in questa delica qui. Aspettate che infilo l'ago e vi mostro. In questa delica qui. E questo è il risultato al momento. Ovviamente questo petalo è stato fissato sia da questo lato e sia dall'altro. Adesso vado ad inserire un bicono da 3 mm e una delica
11,0 e vado a fissare anche quest'altro petalo, sempre nella seconda delica centrale, andando verso l'alto. Ed ecco qui, il terzo petalo è collegato soltanto da questo lato. Vedete? Adesso non ci resta che ripassare all'interno della lavorazione, risbucare da questo lato del petalo, sempre dalla seconda delica centrale, per poi inserire nuovamente la sequenza delica e picono Swarovski da 3, per poi posizionare l'ago esattamente nella delica centrale dell'incastonatura, la delica che è posta sempre fra questi due picot, questa delica qui. Questa delica ovviamente ci servirà anche per collegare l'ultimo petalo, quindi di nuovo la sequenza picono Swarovski delica, ci infiliamo sempre nella seconda delica, questa qui del lato del petalo, poi ripercorriamo tutto il petalo per fuoriuscire nuovamente dalla seconda delica centrale di questo lato, per poi inserire la sequenza e posizionarci con l'ago all'interno della delica, questa qui centrale a questi due picot. Quindi è davvero molto semplice e intuitivo capire qual è la delica che va a collegare tutti i singoli petali. Quindi sarà questa la prima, la seconda, la terza e la quarta delica. Ovviamente, una volta realizzato questo passaggio, andremo a realizzare l'ultimo passaggio, che è quello dell'inserimento dei picono Swarovski da 3 mm in colorazione Yellow Opal Shimmer, e sono appunto questi quattro. Adesso realizzo questo passaggio e ritorno da voi. Ed ecco qui il risultato. Come vedete, ho collegato i quattro petali. Una piccola nota: se vi risulta difficile lavorare con più fili, vi consiglio di lasciare il filo soltanto su un petalo, sempre fuoriuscire dalla seconda delica del lato del petalo, per poi andare a collegare pian piano tutti i petali con un solo filo, se vi risulta, diciamo, scomodo lavorare con più fili. Ovviamente, una volta fatto questo passaggio, io fuoriesco esattamente da questa delica qui. Va bene, una delle tante. Cioè, l'importante è che fuoriuscite dal bicono e dalla delica inseriti nel giro precedente, per poi andare ad inserire il bicono Swarovski da 3 mm in colorazione Yellow Opal Shimmer, per poi ritornare con l'ago in quest'altra sequenza qui dell'altro lato. Quindi fuoriesco da questa e rientro nella delica e nel bicono Swarovski da 3. E in questo modo andiamo ad inserire ovviamente il bicono in questo punto. Ovviamente questa sequenza va fatta anche in questi altri tre punti. Bisogna sempre ripassare nella delica centrale, nel bicono delica in tutto il petalo, per poi di nuovo delica bicono, delica centrale, bicono delica, per andare ad inserire nuovamente il bicono anche in questo punto. È davvero semplice, è soltanto ripetitivo, perché questo passaggio andrà ulteriormente a compattare il nostro modulo. Io effettuo questo passaggio e ritorno da voi con il modulo Miriel terminato. Ed ecco qui il modulo Miriel terminato. Io ovviamente ho realizzato degli orecchini a lobo, incollando un semplice perno a coppetta sul Rivoli Swarovski, e questo è il risultato. Voi, volendo, come dicevo prima, potete realizzare anche degli orecchini pendenti, realizzando una piccola rosalina che poi ospiterà una monachella o un perno, oppure altri design che saranno disponibili nel prossimo tutorial. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io, come sempre, vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutti!